Queste magiche sorelle, le isole Eolie, belle, selvagge, ricche di storia e cultura, sono di gran richiamo turistico. Lipari, la più grande, vulcano, è l'isola della salute. L'isola, con il suo forte odore di zolfo, richiama tanti visitatori e spesso la Pozza Biancastra, nota agli antichi romani, è affollata da chi, immergendosi, vuole curarsi naturalmente. Panarea, Alicudi e Filicudi e ancora Stromboli. Per finire con Salina, la piccola Salina ha addirittura tre comuni, Santa Marina, Malfa e Leni. È l'isola più verde dell'arcipelago. Si presenta con due gobbe, gli antichi vulcani, Monte Fossa delle Felci e Monte dei Porri, oggi riserve naturali. Non potevamo non visitarle, le isole Eolie, sono tutte belle e diverse. Salina è quella che visiteremo. È l'isola dei naturalisti, degli animalisti. Si possono infatti ammirare le evoluzioni del falco della regina e del falco pellegrino. Ed è l'isola dei buongustai. Salina è anche l'isola dei capperi e della malvasia. Caffaro di Salina, che è nocciolo e appunto è più duro, più gustoso, ha 8 foglioline mentre gli altri ce l'hanno 4. Abbiamo, diciamo, la fortuna di avere un caffaro veramente pregiato che in confronto agli altri capperi, si può dire il papà dei capperi. Adesso inizia la selezione. E adesso, insomma, facciamo pure capperi cunzati, insomma, in una nostra dicitura particolare, che sono con olio, alloro, origano e basta.
Noi siciliani siamo gente di cuore. E vi ospitiamo con tanto calore.